Nova Light ha quindi scelto l'ISTAR 4D 8.0 e ha integrato all'interno del proprio sito, nella sezione Downloads, il Web Catalog appunto di Lifestar 4D. Il Web Catalog di Lifestar 4D risolve tutte, tutti gli obiettivi che Nova Lite aveva al principio, vale a dire permettere ricerche veloci dei prodotti a quattro livelli, attraverso i modelli, attraverso le applicazioni, attraverso una ricerca direttamente sui dati di catalogo, anche inserendo dei filtri come delle parole, eh, una parte delle parole, delle descrizioni, come anche il codice dei prodotti. Oppure tramite una ricerca di tipo parametrico, dove è possibile inserire il parametro di interesse e automaticamente il programma seleziona i prodotti, in questo caso di per esterni, che sono disponibili attraverso il web catalog di Novalite, appunto. A questo punto, una volta individuato il, il prodotto, compare la lista dei prodotti disponibili all'interno di quella famiglia, si accede al prodotto cliccando semplicemente sul suo codice o sulla descrizione, a questo punto compare la scheda tecnica del prodotto con tutti i dati disponibili, inoltre compare la sezione Download all'interno del quale il progettista, l'utilizzatore dei, dei dati, può eh, ricavare una scheda tecnica di configurazione, vale a dire una scheda tecnica che riassume il totale dei prodotti all'interno della famiglia, una scheda tecnica relativa al singolo prodotto. Inoltre, Novalight ha messo a disposizione per alcuni prodotti i eh, file DVG e le istruzioni, le relative istruzioni di montaggio è inoltre possibile scaricare i file eh, LDT e i file IS, oltre che i file OXL la particolarità del web catalog quella che ha permesso a Novalight un risparmio enorme di tempo è che non è necessario preliminarmente convertire i dati in LDT e AS per poi caricarli sul, sul server ma i dati i file fotometrici LDT e AIS sono automaticamente creati dal programma perché basta solo caricare il file OXL. Il web catalog penserà lui automaticamente alla conversione nei formati richiesti, come pure anche le immagini relative ai. Le immagini fotometriche dei prodotti. In questo caso, ad esempio, Novalight ha messo a disposizione anche la possibilità di avere, oltre che al diagramma cartesiano, anche il diagramma dell'apertura del fascio. Il web catalog permetterebbe anche di inserire tutta un'altra serie di informazioni, di informazioni grafiche. A questo punto, una volta che abbiamo individuato il prodotto, un'altra particolarità molto interessante del sistema di Novalight è quella che io posso prendere il mio prodotto e trascinarlo all'interno del mio eh, programma in locale, l'iStar 4D in locale, sia nella versione Open che nella versione Pro e a questo punto poi effettuare la progettazione. Il drag and drop avviene sia in Liswin che in Lightcalc. Per fare ciò è semplicemente sufficiente che io prenda il prodotto, riduco eh, l'immagine e trascino l'immagine all'interno all del, del mio progetto. Eh, dopo qualche secondo, troveremo il prodotto inserito all'interno del progetto, ma anche inserito all'interno del catalogo di Liswin, questo per tenere le informazioni a disposizione anche per un successivo utilizzo. Un'altra delle caratteristiche fondamentali del sistema di Laser 4D è quello che attraverso Liswin è possibile automaticamente verificare eventuali aggiornamenti il catalogo dei prodotti di Nova Light come si svolge questa ricerca in automatico basta accedere alle swing selezionare questa icona corrispondente all'aggiornamento prodotti in locale via internet dire di voler fare la ricerca sui prodotti di Nova Light premere questa icona e il programma provvederà automaticamente a verificare tutti i prodotti presenti all'interno del catalogo di Liswin. In questo caso, come potete vedere, tutti i prodotti risultano già aggiornati e quindi il programma non provvede allo scarico. Nel caso ci fossero dei, dei prodotti che sono stati aggiornati, a questo punto il sistema provvederà automaticamente all'aggiornamento dei prodotti ed a indicare i prodotti aggiornati semplicemente qui con un'indicazione new. Una volta scaricati i prodotti anche dalle SWIN, sarà possibile fare il drag and drop e inserire i prodotti all'interno dell'area di progetto di eh, LightCalc. Un'altra caratteristica importante del eh, sistema è il fatto che Novalight può automaticamente, costantemente, anche ogni giorno, aggiornare i dati senza dover minimamente passare attraverso i servizi e l'aiuto di, di Oxitech. Per far ciò, eh, è stata attivata una pagina di FTP eh, all'interno della quale Novalight ha tutta la libertà di poter cambiare. Informazioni, aggiornare le immagini, inserire dentro nuovi dati, sia fotometrici che anche di testo, come si può vedere in questo, in questo caso. Quindi è senza dubbio un aiuto enorme che viene dato ai progettisti, a chi ha uh, desiderio di utilizzare i prodotti di Nova Lite, ma dall'altra parte. È stato dato anche un enorme aiuto a Novalite per avere una gestione efficace, puntuale e molto, molto dinamica dei propri prodotti.